13 marzo 1975. Muore a Belgrado Ivo Andrić, primo esponente della letteratura slava ad essere insignito di premio Nobel. Le sue opere principali, Il ponte sulla Drina, Cronaca di Travnik, Il cortile maledetto, tradotte in molte lingue, continuano a suscitare un notevole interesse da parte dei lettori in Europa e nel mondo. Nato in Bosnia, Ivo Andrić entrò giovanissimo nel servizio diplomatico jugoslavo. La carriera lo portò nelle città di Ginevra, Bucarest, Madrid, Roma, Berlino, ma la sua provincia natale, con la ricchezza di multiculturalismo e multietnicità, rimase una vera sorgente creativa. Il ponte sulla Drina ricostruisce 4 secoli di storia bosniaca, a partire dal celeberrimo ponte ottomano di Visegrad. Narrando con grande forza epica eventi di popolo e vicende di singoli individui, mescola abilmente fatti realmente accaduti e leggende, riuscendo a mantenere uno sguardo equidistante rispetto alle opposte visioni, occidentale e orientale. Scrivendo negli anni in cui il serbo-croato era lingua ufficiale, Andrić si afferma come autore appartenente alla letteratura serba, a quella bosniaca e anche alla croata. Le sue opere sono un concentrato di sobrietà, bellezza, purezza e soprattutto di anelito alla pace.